Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò come ho trasformato questa vecchia room box nel mio nuovo stand portatrucchi. Per farlo ho utilizzato soltanto pezzi di legno che mi avanzavano da precedenti creazioni e per decorare ho utilizzato questi campionari di carta da parati che mi sono stati regalati. Per prima cosa ho rimosso il pavimento della room box e grattato via il primo strato di vernice. Dopodiché ho creato la forma scalare che mi permetterà di avere tutti gli scomparti e gli accessori visibili, rimuovendo gli angoli superiori della scatola. Per creare il primo dei ripiani ho utilizzato questo avanzo di pancale che mi è rimasto da una precedente creazione. Ho preso bene le misure e tagliato in modo che entrasse perfettamente all'interno della scatola. Per incollarlo mi sono servita di semplicissima colla vinilica e qualche vite per saldare meglio il tutto. Per creare il primo dei due cassetti ho utilizzato la parte superiore della scatola, quella che avevo tolto in precedenza. L'ho tagliata della misura che mi serviva affinché entrasse perfettamente all'interno della scatola e dopodiché ho attaccato questi pezzettini di diabete lungo i bordi per creare i laterali. Li ho incollati con un filo di colla e poi ho reso tutto più stabile con dei chiodini super fini. Per la parte frontale del cassetto ho utilizzato un listello un pochettino più ampio che serve a coprire sia la parte superiore che quella inferiore ed evitare appunto che il cassetto sia, come dire, sbilenco. Prima di passare alla decorazione e quindi coprire tutto con la carta da parati, ho saggiamente deciso di fare i buchi con il trapano per inserire poi i pomelli per aprire il cassetto. Dopo questa importantissima operazione sono andata a prendere un pennello, l'ho bagnato nell'acqua, successivamente ho passato sopra la colla e l'ho spalmata. Mi sono servita dell'acqua per evitare appunto che si formino grumi e bolle. Dopodiché ho appoggiato sopra la carta da parati, l'ho coccolata come se fosse un gatto e successivamente ho passato sopra una scheda telefonica per fare in modo che le bolle venissero via. Ho fatto la stessa cosa anche nei laterali del cassetto e nella parte davanti, nella cornice davanti. Dopodiché ho fissato tutto con delle mollette per tenerla ferma e successivamente ho utilizzato la sparapunti. Ho creato lo scomparto portapennelli prendendo come punto di riferimento uno dei lati della scatola. Ho misurato altezza e angolazione per poi andare a tagliare i vari componenti e assemblarli. Dopo averlo rivestito completamente di carta da parati, sono andata a fissarlo alla base del ripiano utilizzando semplicemente una vite. Per i correttori e il fondotinta ho realizzato questa sezione servendomi di un listello quadrangolare assemblato insieme ad un listello piatto quasi a formare una L. Ho creato il secondo ripiano rivestendo questo listello di carta da parati. Dopodiché ho attaccato sopra la sezione portafondotinta con delle viti e solo dopo aver compiuto questa operazione ho provveduto a saldare tutto sul portatrucchi. Per fissare tutta questa sezione al portatrucchi ho realizzato questo supporto che è costituito semplicemente da due staffe angolari incollate sopra un pezzo di legno. Ho creato il supporto, ho preso le misure e l'ho fissato in maniera non definitiva sul portatrucchi. Dopodiché l'ho rimosso, ho segnato tutti i punti e prima l'ho attaccato sul portacorrettori a fondotinta e successivamente l'ho riattaccato al mio portatrucchi. Finalmente l'assemblaggio, ho passato sopra una vernice trasparente per renderlo anche impermeabile e dopodiché ho attaccato questi meravigliosi pomelli diamantati. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al canale e di seguirmi su Instagram, sono la Marchesa del Grillo, e su Facebook. Ciao!